ragazze, scusate l'aspetto un po' trasandato, è che fra un po' devo scendere, devo andare in palestra, però prima di andare volevo fare un piccolo video, veloce veloce. È un video su PSP. Ok, ho finito la crema viso. Sta qua. Pro e contro di questa crema. Odore favoloso, inci buono, idrata non troppo. Ma riequilibra la pelle e purifica con un effetto matte. Stavo rileggendo perché l'ho dovuta ricomprare. L'ho presa identica perché veramente mi sono trovata bene. Cioè, vedo la mia pelle abbastanza migliorata, purificata, ha un effetto matte molto buono su. Cioè, io ho comunque la pelle mista, quindi questa e questa parte sono abbastanza grasse e mi trovo bene. Primo acquisto. Sono appena scesa da casa della mia nonnina e mi sono andata un po' a recuperare un po' di cosucce. Prima di tutto, questa è la cipria compatta che utilizzo della Cutie Sperry. È la solita mia cipria. Ok, con la spugnetta nuova. Queste sono le bambole di mia sorella, le ballerine di mia sorella. È una buona cipria, l'ho sempre detto e continuo a confermare la mia teoria. È una cipria che lascia un effetto tanto tanto naturale sul volto, mi piace tanto. E stamattina se quel poco che era rimasto, si è tutto scassato, un altro po' sarebbe finita a breve. Poi aveva questi, gli smalti sempre della Cutie Sperry. E mi sono presa. Questo è un brillantinato, non l'ho ancora provato però. Allora, dei brillantini. Ah, sì, ma si vede proprio tutto. Comunque, brillantini dorati. Ho pensato di appoggiarlo, cioè dopo lo strato di smalto colorato, dopo lo smalto. No, metto questo, ce la posso fare. E poi su lo proteggo con uno smalto trasparente, così non si dovrebbe rovinare. Poi ho trovato una novità a casa di nonna. Questo. Ora vi dico subito che cos'è, se lo trovo in italiano. È il trattamento, confronto, vabbè, le goticole in poche parole. Allora, depositare il prodotto sulle cuticole alla base di ogni unghia e poi massaggiare. È un semplice prodotto per le cuticole, di quelli che si trovano anche normali, ha un pennellino, forse si vede meglio così. Vabbè, lo useremo, non so, forse sabato mi faccio la manicure e lo utilizziamo, che in questo periodo la faccio una volta a settimana. E poi nonna mi ha fatto, lo vuoi un piccolo regalino? Ma certo nonna! E mi sono presa, ora te lo faccio vedere. È troppo carino, è un ciondolo. Di solito come si chiama? La Stenom manda i regali alle venditrici. Ora ve lo faccio vedere. E questo è un ciondolo Eternal Love. Vabbè, creato dalla Crystallizer, vabbè, con elementi di Swarovski, sono Swarovskini. Io ne ho anche altri. Questo però è molto carino, c'ho dei cuoricini, questo mi piace tanto tanto tanto. Quindi un bacio a nonna che mi ha fatto questo bel regalo. Secondo me l'ho abbastanza. Gli ho tolto un po' di roba a nonna, gli ho fatto spendere anche un pochino di soldini. E questo è, quindi ho aggiornato la PSP, ho fatto anche gli acquisti, che non sono acquisti, sono, vabbè, un acquisto e uno, due, tre, quattro regali. Ragazze, vi mando un grosso bacione, ci vediamo nel prossimo video, spero che mi è uscito l'herpes, spero che guarisca il prima possibile, così posso fare qualche video trucco, e ci sentiamo nel prossimo video. Yes! In gamba!